La testa era come sul punto di esplodere e Tommaso urlò. Nadia rimase incredula, come se un verso così carico di dolore e di sconcerto non potesse provenire dal marito. Poi capì. La fitta si placò per lasciare il posto solo a un senso di spossatezza. Tommaso chiamò a raccolta le sue forze e sedette sul letto. Aveva già notato che quel dolore, con il trascorrere dei giorni, pareva aumentare di intensità e di durata, ma quella sera si accorse che, dopo aver rotto gli argini, una materia oscura si diffondeva nel reticolo del suo corpo come un parassita. Il sentore di qualcosa di ignoto apparve silenzioso. Vagava per la stanza come uno spettro. Aneurisma. La parola gli faceva male. Anche se non aveva ancora afferrato la gravità della cosa, riprese a passeggiare per la stanza. Avrebbe voluto avere in mano qualcosa, una penna, un pezzo di pane, un libro, un martello. Gli sarebbe bastato qualunque oggetto per avere la sensazione di fare o di sbriciolare qualcosa. In nulla non dava nessuna sensazione, ma pensò che gli rimanesse solo quello. Ricordò tutto quello che non era riuscito a fare, quello che aveva fatto e quello che forse non avrebbe mai più potuto fare. Non era riuscito ad amarsi. Aveva mentito a se stesso per far piacere agli altri e ora che aveva paura e aveva imparato, forse sarebbe stato tardi per mettere in pratica ciò che aveva appreso.